dal libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. Per una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia, correranno qua e là, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Quanti confidano in Lui comprenderanno la verità. Coloro che gli sono fedeli vivranno presso di Lui nell'amore, perché grazia e misericordia sono riservate ai Suoi eletti. Siamo dato adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo sacramento. Questo splendido testo che abbiamo letto, la liturgia della Santa Madre Chiesa, lo presenta anche come uno dei testi possibili di lettura durante la sacra celebrazione delle esequie cristiane, perché narra quella che dovrebbe essere la vita e la sorte di ogni figlio di Dio, del giusto, come la Sacra Scrittura lo chiama. Il giusto, volendo parafrasare questo termine, è semplicemente quello che si conforma, se vogliamo usare lo stesso termine, che si aggiusta alla volontà di Dio, cioè a un suo amico. Non vive da lui lontano come l'empio, ma vive appunto a lui vicino, avendo speso la sua esistenza, tutta la nostra esistenza, nell'adempimento dello scopo per cui siamo stati creati. E dobbiamo anche pronunciare adesso davanti a Gesù: c'è un motivo per cui siamo stati creati, ce lo insegnava già l'antico catechismo. Ma sono pochissimi gli esseri umani che vivono per adempiere e per cui sono stati creati. Noi siamo stati creati per conoscere il nostro Dio. Conoscerlo è necessario perché Lui, la sua esistenza, la sua presenza, la sua azione, il suo amore, le sue opere, la sua volontà, non sono così immediatamente evidenti e percepibili, altrimenti tutti ci crederebbero, tutti lo amerebbero, tutti lo servirebbero. In paradiso non si fa nessuna fatica ad amare il Signore, ma è conseguenza immediata e diretta dello stare nel paradiso, addirittura l'impossibilità di non amarlo, perché se noi potessimo anche adesso, come i nostri angeli custodi, vedere veramente la presenza di Gesù, di l'ostia consacrata, impazziremmo di gioia, non resisteremmo neanche più a stare in questa carne mortale, perché Dio è sommamente amabile in se stesso. In questo mondo, per sua volontà, ha voluto nascondersi dietro tanti veli, e questi veli piano piano noi, con umiltà certamente, ma anche con tanto amore, dobbiamo imparare ad alzarli un pochino per conoscerlo un po'. Ma questo non lo fa quasi nessuno. Il secondo motivo per cui siamo stati creati è amare il Signore. Questo è un pochino la caratteristica del giusto, perché in paradiso, vedendo Dio faccia a faccia, è impossibile non amarlo. Qui noi lo amiamo tanto quanto lo conosciamo veramente,
Attenzione, conosciamo Dio così com'è, non le idee astruse che noi ci facciamo di nostro Signore e che devono essere sempre messe in discussione appunto perché sono astruse. Siccome qui non possiamo avere una conoscenza incontrovertibile di Dio, noi dobbiamo confrontare le nostre opinioni su Dio con ciò che Dio ha rivelato di sé e che è custodito nella Santa Chiesa, che lo custodisce e lo trasmette autenticamente. E quindi dobbiamo stare in ascolto per essere appunto giusti, perché Dio certamente si fa conoscere, ma ha voluto farsi conoscere attraverso dei mezzi che lui ha scelto. La divina rivelazione, la Bibbia per esempio, è stata una sua scelta farsi conoscere attraverso la parola. Poteva scegliere altri modi, ha lasciato la sua firma nel creato, in tutto ciò che ci circonda, ma dobbiamo saperla vedere in tutte le cose belle che caratterizzano la nostra vita, nelle varie forme d'amore che noi percepiamo, l'amore paterno, l'amore materno, ancora di più l'amore sponsale, l'amore filiale, l'amore tra amici, l'amore alla sana scienza, quindi alla verità, l'amore sano e santo al lavoro. Queste sono tutte forme di amore santo che ci dicono qualcosa di quello che è il mistero dell'amore di Dio. Tanto più lo conosciamo e tanto più lo amiamo, perché è impossibile non amare Dio se non si comincia a conoscere veramente. Oggi è la festa degli innamorati, è impossibile non innamorarsi di Gesù soltanto se si conosce, però molti di noi che conoscono l'esperienza dell'amore umano, io non posso innamorarmi di uno sconosciuto, è impossibile. Ecco, devo conoscere qualcuno per poterlo amare. Conseguenza diretta della conoscenza e dell'amore, appunto, viene al terzo posto, è quello che si chiama il servire Dio. Ecco, un termine che dice qualcosa di vero, ma che deve essere ben inteso. Noi non siamo i servi di Dio in senso dispregiativo. Servire Dio significa semplicemente fare la sua volontà, quindi ascoltarlo e obbedirgli. Ma per chi conosce Dio e lo ama, quello non è una cosa da servi, quello è un piacere. È una cosa ovvia, perché noi, tutti noi, se proviamo a pensarci, siamo profondamente disposti e inclini ad ascoltare chi ci ama, chi ci fa sentire amati. Noi lo ascoltiamo e lo ascoltiamo volentieri, gli diamo retta, gli diamo fiducia, gli diamo credito. Quindi se io sono consapevole di quanto Gesù mi ama, farò tutto quello che dice senza nessun problema, e neanche mi peserà, e penserò come lui stesso dice nel Vangelo, per quante cose posso aver fatto per lui, ma non ho fatto niente, d'accordo? Sono sempre inutile, come dice lui, no? Ho fatto mezza parte dell'obbligo mio e neanche tutto, insomma, perché avrei potuto fare meglio e di più. Questi sono i giusti. I giusti agli occhi degli stolti valve che morissero, ma noi moriremo, cioè la morte, il nostro rapporto con la morte è un rapporto serenissimo, perché chi ha iniziato ad amare il Signore in questa vita non vede l'ora di vederlo faccia a faccia. Se noi la morte la temiamo o diciamo ma chi lo sa che ci sarà dopo, ecco, vuol dire che dobbiamo crescere nella fede, nella conoscenza e nell'amore, perché la morte per i figli di Dio è un passaggio placido, sereno, disteso, anzi per certi aspetti anche desiderato, non per disprezzo della vita, e noi la vita amiamo follemente, non siamo come disprezzo della vita, ma dopo la morte comincia la pienezza della vita, la vita è ancora più bella, non è che finisce. Agli occhi degli uomini sembra che i giusti subiscano castigli, ce lo dice questo, tante volte sono provati come l'oro nel crogiuolo, dice il testo, li assaggiati come oro nel crogiuolo, li ha provati e li ha trovati degni di sé.
quelli giusti, molti si scandalizzano, dicono come mai quello è tanto devoto, tanto libero del Signore e soffre così tanto. Il dolore non è volontà di Dio in senso stretto, questo dobbiamo sempre ricordarlo, il dolore non c'è sulla terra per volontà di Dio diretta, non ci sarebbe dovuto essere. Anche il crocifisso che contempliamo e che è appunto il testamento d'amore del Signore per noi, non ci sarebbe dovuto essere. Noi vediamo Gesù crocifisso, ce lo dice la Chiesa, perché? Perché Gesù è stato crocifisso? Cosa dice San Paolo? Cristo è morto per i nostri peccati, secondo la Scrittura. La sofferenza e il dolore c'è nel mondo a causa del peccato. E quindi Gesù ha santificato la sofferenza trasformandola in strumento di redenzione per tutti noi. Come? Accettandolo con amore e offrendosi con amore a subire castighi, lui sì e tanti, perché fossimo liberati noi dalla schiavitù del peccato e dalla morte eterna. Allora il giusto che ha il mistero del dolore illuminato non se la prende con il Padre Eterno per la presenza del dolore nel mondo, perché non è colpa del Padre Eterno, è colpa nostra. E dice al Signore, io questo me lo merito, cioè, sono io che ho concorso a creare purtroppo il male del mondo, tu non hai fatto tutto questo, non è opera tua, è opera mia. E siccome è opera mia, io sarò intelligente, perché il dolore è una moneta. Una moneta che noi dobbiamo imparare a coniare, a valorizzare, perché il dolore di per sé stesso non è una cosa né bella né santificante, è una cosa brutta, ma il dolore vissuto come l'ha vissuto Gesù, quindi accettando e offrendolo al Signore come espiazione, come riparazione, come penitenza, usiamo questo termine che insomma esiste, quello fa diventare quel dolore moneta di cielo. E quanto più si affrontano in questo modo le prove della vita, tanto più grande sarà la ricompensa e lo splendore che le nostre persone avranno un giorno di giudizio, come si dice, risplenderanno come scintille nella stoppa, governeranno le nazioni, avranno potere sul mondo e il Signore regnerà su di loro. Quindi giusti, oltre a vivere in una conoscenza mai compiuta di Dio, no? Cioè, io tutti i giorni, no? Vergogno a dirlo, un pochino lo conosco Gesù, lo conosco poco in confronto a quello che lui è, perché chi di noi è in grado in questo mondo di dire ah, ormai conosco Dio perfettamente? È infinita la sua conoscenza, cioè neanche la Madonna stessa lo conosce perfettamente, eppure insomma lo conosce molto meglio di noi, ma continua nella beatitudine del cielo ogni istante, ogni secondo a conoscere di più della sua infinita bellezza. Quindi il giusto spende la vita in questa conoscenza, Sant'Agostino diceva, sempre antica e sempre nuova di Gesù, di Dio, in un amore sempre più riconosciuto e accolto e ricambiato, e in un servizio sempre più ampio, cioè impariamo sempre più e sempre meglio a fare quello che il Signore gradisce e a farlo con gioia, in maniera soave, leggera, senza che ci pesi. E poi abbiamo anche il dolore illuminato e sappiamo santificare il dolore e santificarci nel dolore. Ecco, queste sono grandi verità. E in cui della sapienza si dice che quanti confidano in Lui comprenderanno. La confidenza grande che dobbiamo avere in Gesù e che alimentiamo dinanzi all'Eucaristia. Coloro che gli sono fedeli vivranno presso di Lui nell'amore. Ecco, noi sappiamo che Gesù è tradito da molti, lo fu da Giuda, ma quanti Giuda che ci sono oggi, no? Noi davanti a Gesù possiamo, ecco, certamente con umiltà, dando al Signore che ci tenga sempre le mani per la testa, perché siamo tanto fragili, ma possiamo e dobbiamo, ecco, protestargli la nostra fedeltà e dirgli: Signore, io non ti tradirò, io rimarrò fedele a te con il tuo aiuto, certamente, perché sono debole, ma lo voglio fare. Ecco, di
ricordando che grazia e misericordia sono riservate ai suoi eletti, ci ricorderà della sua grazia e della sua misericordia, ci chiede solo di essere pieni di grazia anche noi, quindi, e di misericordia nei confronti dei nostri fratelli. Quindi meditavamo ieri durante l'incontro biblico l'importanza della misericordia ed anche dell'agire sempre con tanta grazia nei confronti del prossimo, imparando dalla piena di grazia come si vive e come si deve trattare chi ci sta vicino, che non è altro che come tratta lui Gesù. I santi dicevano, e concludiamo, che è segno di grande santità come tratti il prossimo, perché se tu impari a trattare il prossimo proprio bene, quindi a farlo sentire veramente amato, vuol dire che tu conosci Dio. Perché se tu hai conosciuto il Dio cattolico, o meglio, il Dio vero, d'accordo, perché dargli l'etichetta, insomma, certamente che la Chiesa cattolica c'è la conoscenza del Dio vero, ma Dio è uno, se tu conosci Dio veramente così com'è, tu hai conosciuto quanto ti ama e come tutto con lui si risolva nell'amore. E quindi siccome tanto quanto ama te, tanto ama il prossimo, così tu amerai il prossimo. Fino a quando non arrivi a questo, la conoscenza che c'hai di Dio e quindi l'amore, quindi è sempre insufficiente e inadeguata. E deve crescere, cresce soprattutto nel nostro dialogo intimo e personale con Gesù, che adesso nel silenzio, tutti insieme, cominciamo. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Grazie.